Per Jonathan e Adriana è stata l'ultima fermata. La coppia, arrivata nel programma di Canale 5, per provare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, si è separata dopo la decisione di Jonathan, che ha voluto interrompere la sua storia con Adriana. A incrinare la loro relazione, che sembrava procedere a gonfie vele, è stata una chiamata anonima. Un giorno in macchina squilla il cellulare, racconta il... Ciao, sono Lucrezia per i Gossipari TV. Lascia un mi piace, iscriviti e attiva le notifiche a campanella. Per noi è importante per mantenere vivo il canale. Il ragazzo. Io rispondo in viva voce e dall'altra parte sento la voce di questa ragazza che dice, amore. Sei con lei, alludeva al fatto che fosse la mia amante. Da quel momento il mio rapporto con Adriana è cambiato punto. Da quel momento, infatti, Adriana diventa gelosissima, controllandogli anche vestiti e cellulare. Mi sento privato di tante cose. Non sono libero di fare una serata con un amico, si lamenta Jonathan. Dall'altro lato, Adriana ha l'idea di stare distante da lui. Ha un crollo emotivo, ma si dice pronta ad affrontare questo percorso che l'aiuterà a conoscere meglio se stessa. Nel corso della prima puntata del programma, condotto da Simona Ventura, Adriana si trova ad affrontare una delle sue più grandi paure, vedere Jonathan con un'altra ragazza, l'istruttrice di fitness Giorgia. Inizialmente, il rapporto che si crea tra Jonathan e Giorgia manda in crisi Adriana, che piange disperatamente per la paura di perdere il compagno. Dopo una lunga riflessione e la chiacchierata fatta con la terapeuta Ombretta Cecchini, la ragazza chiede il confronto. Da una chiamata anonima è cambiato tutto. La mia vita è diventata un giuramento continuo, e non ho trovato più la persona che ero, dice Jonathan. Riferendosi alla gelosia di Adriana, io ti ho chiesto di assoltarmi tante volte. Non ti sto dicendo che tu hai torto, e io ho ragione. Ti sto dicendo che il Jonathan che ero, e quello che sono non combaciano più. Ti voglio dimostrare che ho riflettuto, ti capisco, ma posso cambiare. Ho capito tante cose che non capivo qui dentro, non mi sono fatta mai aiutare. Dammi la possibilità di farti vedere un'altra Adriana, prova a convincerlo la ragazza. Purtroppo sono sicuro di quello che provo, i miei sentimenti sono cambiati, sarebbe solo pietà, mi dispiace. Conclude Jonathan, prima di mettere fine alla sua relazione tra le lacrime.